che voi siete le candele di Manu. Esatto. E ho anche scritto qua dietro alla lavagnetta, così poi metto anche un po' di cose, ingredienti tra virgolette. Bravissima. Voi siete a? Corezzana Laboratorio, che è in Monza Brianza, vicino ad Arcole. Ah, perfetto, quindi non siete poi così lontano da qua. No. E voi fate questi capolavori che vediamo, cioè sono, allora, candele, però non solo candele. Noi facciamo candele, vasi, poi dei quadri in paraffina e anche dei saponi, che però il sapone per questione di tempo non riesce a farlo, diciamo, in diretta. Eh beh, quello... Ben capiamo, però l'importante secondo me è anche poter avere un'idea della varietà, delle tante cose che è possibile fare. Stavo guardando anche intanto gli attrezzi del mestiere. Allora, che cos'è questo gigante che siete riusciti a trasportare? Esatto, questo è il fusore che noi utilizziamo per appunto fondere la paraffina. Attenzione, allora, partiamo dall'inizio con gli ingredienti. Questi sono i coloranti per la cera e... Questo colorante è, cera. Esatto. Allora, che cosa serve per fare le candele? Allora, innanzitutto il colorante. Ragazzi, non so più neanche scrivere. Colorante, ok. Esatto. Tanto ovviamente. Non si vede, sì. Sì, ovviamente poi la paraffina. Ma dai, paraffina. Un fusore. Ok. E la profumazione. Profumo. La profumazione. Okay. L'essenza. Profumazione o essenza. Tanto scrivo talmente bene, così veloce, che tutti capiranno. Allora, quindi da qua praticamente lui riscalda. Esatto, la cera, il lastre viene inserita nel fusore, a questo punto portato a temperatura viene fusa completamente e viene fatta scendere nei contenitori da questo rubinetto. Chiaro, okay. Fino a qui è chiarissimo. Fino qua è chiaro. Dopodiché, per dare colore alla cera, sì, che noi siamo, alla paraffina che stiamo utilizzando, bisognerà appunto aggiungere, sì, questi coloranti. Tu hai scelto questo che è viola. Esatto, perché ho portato la un esempio, esatto, bellissimo. Grazie. E ho scelto come profumazione la rosa. Ragazzi, ok, favoloso. Quindi verrà inserita una piccola dose in percentuale alla cera che noi andremo a utilizzare a seconda della, sì, cera che utilizzeremo. Viene praticamente aggiunta la sua essenza. In questo modo. Ok. Per dare la profumazione alle nostre candele. State seguendo, riesci a riprendere tutto, Enrico? Lo so che non è semplicissimo perché poi abbiamo tanti strumenti, ci sono tante cose, però qua dentro vedete adesso che intanto è andata a mettere la colorazione, probabilmente siete, esatto, un po' lontani e non riuscite a vedere, io sento anche il profumo, peccato che a casa non riusciamo a trasmettervelo. Se è andata a fare questa colorazione viola, c'è il profumo di rosa che, esatto, hai scelto per fare, essenza. Stai andando a fare una candela, giusto? Esatto, sto facendo esattamente questa rotolata. Bellissima. Che non oso, cioè tu la guardi e dici, beh, sarà impossibile da rifare. Vi facciamo vedere come adesso si fa. Adesso la facciamo. Però volevo andare da tuo marito, che secondo me anche lui ha un ruolo importante. Perché come è venuta questa scelta? Perché poi è molto bello il fatto di dire, apriamo un negozio, mettiamoci a fare candele, non solo, insomma. Ci vuole anche un po' di coraggio in questi casi. Sì, diciamo che ci vuole sicuramente tanta passione e un po' di coraggio, ecco. Diciamo che io e lei abbiamo unito un attimino, io ho un lavoro che, diciamo, è informatico, sì, lei ha sempre avuto la passione anche da giovane, pitturava sulla ceramica, sì, quindi disegnava eccetera, e è capitata un'occasione dove lei, il comune dove abitiamo, che è a Camparada, che è, lì, che è, sì, vicino dove abbiamo il laboratorio, c'è stato più di 10 anni fa un corso. Da questo corso lei ha partecipato e onestamente... Ti sei trovata subito bene, a me. Sì. Ha dimostrato subito di essere brava. Onestamente... È stata proprio la mia passione poi, il mio amore. Da lì, poi avete deciso poi di... da lì, allora, diciamo, è venuta questa idea di creare una piccola attività, prendendola un attimino fatta, diciamo, bene, quindi con, sì, l'apertura della partita IVA. Io le ho creato un primo sito. Molto importante è quello del sito, perché il sito è fondamentale, quello con cui ti fai conoscere, sicuramente è importante. Fondamentale perché, allora, noi abbiamo un laboratorio, non è che abbiamo un negozio, quindi un punto vendita. Sì. Se qualcuno vuol venire in laboratorio può tranquillamente venire.
Che è molto intelligente, peraltro, la cosa ti consente anche di essere molto flessibile in tante cose, insomma, esatto. Alla fin fine. Diciamo che una delle cose per cui abbiamo scelto questo tipo di attività è la flessibilità. No, immagino, io lo so che vi passo davanti con la camera, però almeno riesco intanto a guardare quanto. Perché vedo che intanto lei va avanti, giustamente. Esatto, allora io ho fuso appunto la paraffina, ho messo il colore, ho inserito la profumazione, dopodiché ho rovesciato semplicemente il tutto in un vassoio di plastica, dove praticamente adesso dovremo attendere vari minuti per il raffreddamento e dopodiché verranno fatte delle piccole fette dove praticamente verrà inserito lo stoppino e automaticamente verranno arrotolate. Diventano poi appunto le parti che vanno arrotolate. Bellissimo. Esatto, esattamente. Bellissimo. Queste fette che verranno poi arrotolate su se stesse. Ma dai. Dopodiché viene aggiunta appunto la decorazione, come può essere la paraffina, come può essere la raffia, e tutte queste decorazioni sono composte ognuno. La raffia è questa che c'è qua sopra? Questo filo di raffia. Ragazzi, come sono proprio informata. Invece questa si chiama graffiatura. La graffiatura, ok. Esatto. Si può avere la versione così graffiata oppure la versione semplicissima, liscia. Liscia, esatto. Liscia. Molto liscia. Peraltro è sempre molto... la regia, guarda, la regia apprezza. È una lanterna. Esatto, questa è una lanterna dove all'interno può essere messa o una candela arrotolata come quelle che stiamo producendo, o altrimenti va inserito un tea light con sul fondo un goccio di acqua, o addirittura riempiti di terra e sabbia con le piante grasse. Ma dai! Assolutamente sì, e fanno una scena molto molto particolare. Fantasia, vedi che quando uno ha la fantasia, poi vengono... Ma tutto questo ce l'hai tu innato, ammettilo. Sì, allora diciamo che io ho sempre avuto questa passione della creatività, eccetera, però ovviamente per stare anche un po', diciamo, al passo di quello che è il discorso candele, ogni tanto bisogna anche aggiornarsi, quindi inserire dei nuovi prodotti, inserire delle nuove collezioni. Che però è bello, secondo me è molto bella l'idea di essere sempre curiosi, di vedere, di fare. Poi il bello è che non tutte le candele sono identiche, nel senso, vero, magari viene utilizzata sempre la stessa profumazione, sempre lo stesso colore, eccetera, ma mischiati tra di loro i prodotti danno un effetto diversa dall'altra, non è davvero, è molto bene. Peraltro alcune mi sembrano difficilissime. No, assolutamente no, tutto sta ad avere una piccola manualità, poi tutto... ci si arriva tutto, esatto, ci si arriva tutto. Ma sono convinta che effettivamente con l'esperienza poi si riesca a fare tanto, insomma tutto viene facendo. Ma lui ti aiuta? No. Ma... Come è possibile? Lui gestisce, brava. L'aiuto logicamente nel sito internet, io le candele non ci metto neanche male perché farei disastri. Sono bellissime però, davvero. Ma stavo guardando anche, questi invece sono... Esatto, questi sono praticamente pezzi di cera già colorate, già profumate, dove verranno utilizzate per appunto comporre una candela marmorizzata. Ma dai, esatto. Cioè con queste tu puoi fare la candela marmorizzata. Esatto, qui ragazzi, c'è solo una piccola parte di colorazione. Ovviamente le tavole di colore che verranno preparate per arrivare a un genere marmorizzato saranno molte, molte di più. Quindi si partirà dal colore più scuro sino ad arrivare quasi al bianco, come ad esempio questa candela. Beh, vedi che quindi questa è un pochino più complicata. Sì, no, in effetti è molto particolare. Questa è più manuale, questa è già un po' più complessa. Bisogna avere almeno un discorso base per produrre le candele, per poi arrivare a produrre, diciamo, questa tipologia di candela. Sì, che è molto bella. E tra l'altro, lo vedete, è arrivato anche il nostro Enrico a riprendere. Guardate come funziona, piano piano che si sta appunto un pochino raffreddando. Esatto. Si va a creare, anche prima era trasparente, insomma, brava, è diventata anche opaca, per cui diventa proprio, prende davvero cambia la assolutamente forma. E anche la tonalità di colore cambia un attimino. Molto adesso bello. Noi inizieremo ovviamente a sbordare per poter formare. Può andare già così bene, perché dobbiamo fargli fare un po' le corse, perché diciamo non che abbiamo è tempo. Ancora abbastanza calda, però cominciamo a sbordare, perché i bordi sono i primi che praticamente si raffreddano in questo caso. Quindi noi andiamo a sbordare con un semplice coltello da cucina. Sì. Andremo a sbordare. Sembra che è il righello, brava. Sì, assolutamente. Bravissima. Poi togliamo le parti in eccedenza, cioè quelle che abbiamo. Sì, quelle che restano fuori, insomma, il contorno esatto, che resta la bordatura. Ah,
e lo puoi usare sì, poi sì, per lo altro. Si può poi riutilizzare in un secondo momento rifondendo eventualmente questa paraffina sempre con la stessa ovviamente profumazione. Certo, non ma devono che bello. Essere assolutamente mischiate. È bello però vederla tutte... fare. Tu non ti incanti mai a guardare tua moglie che fa tutto ciò? Ormai sono abituato. Allora, ormai lui è abituato. Diciamo anche che... perché immagino che prenda anche poi parecchio tempo, insomma. Assolutamente non è che sì. proprio vengono così. Allora, diciamo che una candela tintonita, la semplice classica che si trova ovunque, il discorso è solo far fondere la cera nel fusore, mettere il colore e ovviamente la profumazione, mentre qua bisogna proprio preparare una serie sì. di tavole colorate, quindi mischiarle tra di loro e il lavoro un attimino è un pochino un po' più complesso. Un po' più complesso, sì. esatto, quindi richiede un po' più di manualità. Però ragazzi, che bello. Esatto, bellissimo. L'essenza... Io sto affascinata perché peraltro credo che poi da sempre candele non solo siano qualcosa che, non lo so, ci affascina, cioè a me fa proprio, peraltro fa proprio atmosfera, esatto. È bellissimo. Poi in qualsiasi occasione tu le puoi utilizzare come, è vero. Diciamo, come discorso di regali per battesimi, come bomboniere per matrimoni. È vero, vengono tantissimi usi diversi. Esatto, e soprattutto in questi ultimi anni vengono utilizzate come oggetto da decoro, diciamo, sì, oggettistica sì. per la casa. Sì, è vero. Allora, vediamo un attimino di tagliare la nostra fetta. No, non riuscirei okay. a andare così dritta però. No, non è proprio precisa. No, no, ovviamente no. quando si fanno i lavori si fanno in modo molto, molto più preciso, nel senso che vengono misurate, tagliate, grazie. Guarda, stanno apprezzando comunque, grazie. Anche se il righello non ce l'hai, ma sai essere drittissima. Okay. Ma dai, quindi riesci ad avere le strisce di cui parlavamo esatto, prima, che sono quelle da cui parti per poter poi creare esatto, per poter poi creare appunto questa arrotolata, questo modello arrotolato. Ok. Ragazzi, no, Damiana, devi trovarci qualcosa di nuovo grazie. Ancora. Non le vogliamo più queste. Allora, questa la eliminiamo perché è comunque una parte in eccedenza. Ma dai, ma quindi dobbiamo... viene via poi abbastanza, vabbè, immagino che poi adesso forse dovrebbe asciugare anche un pochino asciugare di più. Un attimino di più. Gliela perché... stiamo facendo fare un po' di corsa. Esatto. Però effettivamente poi una volta che c'è, lei viene via, insomma. Esatto, non esatto, è... una volta che è asciugata proprio per bene, esatto, ma questa dai. Si stacca automaticamente. Sì? Questa è una parte in eccedenza che noi dovremmo andare a togliere, quindi la lasciamo tranquilla. La lasciamo lì. Così. Esatto. Tu dici lavoriamo. Che possiamo tentarla, proviamo. Credo che sia ancora secondo un attimino ancora presto. Indietro, secondo me potresti parlare un attimo con lui. Esatto. Brava. Ma allora io dico, siete partiti, avete, come dicevamo prima, c'è il sito, c'è il catalogo, ci sono diversi prodotti perché peraltro voi fate candele ma non solo, perché dicevamo anche i quadretti, ci sono di tutto di più, viva la fantasia anche in questo. Sì, diciamo che la paraffina, diciamo, il prodotto si presta, diciamo, a varie tipologie di prodotti. Poi, come in tutti i lavori artigianali, la fantasia la fa da padrone. Basta trovare l'idea, basta fare quello. Infatti, sì. anche nei corsi che lei fa, si vede, diciamo, come in tutti i lavori, la persona che è più portata rispetto, lo vedi da su, dalla prima candela che uno fa, lo capisci subito. È vero. E a proposito, in questo modo tocchi anche un bell'argomento che è quello dei corsi. Se qualcuno volesse può affidarsi alle tue mani. Assolutamente. Questa è una cosa sì. molto importante. I corsi si effettuano dal lunedì alla domenica, quindi senza nessun problema vengono gestite in base alle esigenze anche. Quindi se uno lavora può venire anche il weekend, non c'è problema, si può fare. Possiamo organizzare tutto a partire dal corso all'albergo a ma tutto dai, quello che necessita se uno vuol venire trova tutto quello di cui può aver bisogno inclusi gli alberghi che sono convenzionati esatto, esatto, esatto. Ma dai. Abbiamo appunto una convenzione con alcuni alberghi dove praticamente ospitano appunto questi nostri clienti ma pensa e quanto serve per riuscire poi a imparare più o meno a Per quanto riguarda il discorso del corso base sono divise in due giornate da 4 ore. Qui la persona che diciamo fa il corso esce sicuramente in grado diciamo di produrre delle candele proprio da solo in modo autonomo. Sì, 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 assolutamente sì. Poi ovviamente io sono sempre reperibile in qualsiasi caso, qualsiasi problema ci fosse, sono sempre reperibile, quindi oltre diciamo all'aiuto che do in laboratorio lo do anche in modo certo, telefonico nel caso è esatto. favolosa, è rischiosissima questa sì, cosa sei consapevole no ma sono consapevole esatto quando una la passione allora intanto, siccome il tempo perché... stringe io tento di arrotolare questa candela però ovviamente doveva essere molto
più, più fredda. Allora, diciamo che al momento rimarrà sicuramente molto carina, ma poi si allargherà leggermente perché appunto la cera è ancora molto calda. Quindi bisogna stare attenti a farlo quando la cera non è proprio così calda, ma deve proprio essersi raffreddata. Esatto, dicevi prima, un 20 minuti tutti bisogna aspettarli. 20-25 minuti, va a secondo della temperatura dell'ambiente. Sì. Ovvio, più la temperatura è fredda, più ovviamente più veloce il raffreddamento. Ma dai, cioè tu mi stai dicendo che è già fatta, guardatela qua che brava. Sì, è già fatta. Ma adesso faremo anche questa. Quindi hai semplicemente creato queste lastre, esatto, che poi sei andata a tagliare, le arrotoli, mettendoci in mezzo lo stoppino. Lo stoppino che poi a sua volta verrà tagliato, poi verranno graffiate e verranno decorate appunto come quelle con della raffia e con del purpurì di stagione. Ragazzi, senza parole, proprio brava, mi piace molto davvero. Grazie. E tra l'altro è molto bella anche questa idea della candela arrotolata, che è molto, è molto manuale. È molto scenografica anche, esatto, mi piace molto, bella sì. E tra l'altro... è vero che sempre più quando si parla di candele si parla davvero di qualcosa di ornamentale, molto spesso ce l'hai in casa, mi viene in mente perché io ho alcune candele che non brucerei mai. Infatti queste fanno... sono delle opere d'arte. Peccato, perché la candela è molto molto bella anche vederla accesa, che brucia, perché che va, sprigiona proprio la sua bellezza e la sua profumazione.